lo sai che è davvero magnifico. I ragazzi hanno già sistemato ogni cosa. Sì, ormai è tutto pronto. Abbiamo anche parlato con il parroco. E quando è la cerimonia? È mercoledì, figliola. Alle 9 di sera, non puoi mancare. È qui vicino, nella chiesa del quartiere. Sono felice per te, Anna. Lo so e ti ringrazio, Lillina. Ma scusa, Anna, non l'hai ancora detto, Elisa? Che cosa? Beh, del tuo vestito, no? Me ne ero dimenticata. Ecco, Lillina, tu lo sai quanto si deve spendere oggigiorno per un matrimonio. I documenti, il ricevimento, la chiesa, il corredo, il viaggio di nozze, che per quanto breve uno decida di farlo, costa sempre molti soldi. Si deve spendere un mucchio di denaro, anche se due persone non ne hanno. Sì, lo immagino. E allora io e Luciano stavamo pensando di cercare di risparmiare, capisci, Elisa? Uh-huh. E così mi è venuto in mente che comprare un vestito... Sì, un vestito nuovo, dico, non ha alcun senso. E allora? Guarda, io vorrei usare l'abito che Nina ha fatto per Lauretta, quello che avresti dovuto usare tu. Quello? Sì. Beh, sai, mia madre ha cercato di dissuadermi, non vorrebbe che lo mettessi. Dice che porta Iella, invece io sono convinta che non succederà nulla, sono troppo sicura dell'amore di Luciano. Sì, però... Sai, quel vestito... Oh, Lillina, che mia madre creda a queste cose, che sia superstiziosa, lo capisco. Posso anche accettarlo, però da te no. Senti, Anna, io non ci credo affatto. Ma non so, vedi, quel vestito non porta bene. Comunque, Elisa, io lo metterò lo stesso e non succederà nulla. E sarò una sposa molto felice. Ciao. Ciao, Nina. Vi vedo in forma. Ciao. Bene. Avete già finito? Vuoi mangiare qualcosa? No, ho già fatto, grazie. Ciao, Lillina. Ciao, Nina. Come stai? Io sto bene, tu? Bene. Il pupetto? Benissimo, grazie. Ho appena saputo la bella notizia. Ah, sì. Ho ripreso a lavorare con Giancarlo, oh, che sì. Bello, Nina. E come si sono comportati? Che ti hanno detto? Bene, sono stati gentili. Ho parlato col signor Francesco e poi col signor Stefano. Sì, ma il signor Stefano mi ha detto una frase che non ho capito. Come un grugnito. Ma non che ci me ne importa, in fondo? Nina, ma dai, ma tutto sapessi bene, sapessi quanto figliola. Sono contenta. Sono felice. L'importante è tornare a lavorare. Ah, sì, sì, bambina mia, hai ragione. Sai, Nina, stavamo parlando del vestito. Sì. Il vestito? Ah, sì. Ascolta, Anna, l'altro giorno quando ti parlavo del vestito, no? Sì. Ti ricordi? Quando sfogliando il giornale abbiamo visto quel vestito bellissimo. Beh, te lo faccio io. No, perché? Non ce n'è bisogno. È già fatto. Come sarebbe a dire già fatto? Ma perché vuoi comprarlo già fatto? Volevo fartelo io, ah, quel ma vestito. Sei tu che l'hai fatto, stupidina. Ma sì, dai, non fare quella faccia. Ma che avete da ridere voi due? Ah, no, adesso ti spiego, Nina. È il vestito che avevi fatto per Lauretta e che dopo avrebbe dovuto mettere Lillina. Ma chissà perché vuoi mettere quel vestito? Quel vestito, oh, beh, porta sfortuna, sì, basta, porta Nina, sfortuna. No, per favore, anche tu con questa storia. Certo. Ma siete impazzite tutte, basta. Gliela tolgo io, la Iella, quel vestito. Ti garantisco che sarò molto felice, parlo sul serio. A parte che io non credo che porti male. L'hai fatto tu con queste manine d'angelo, sorellina. Sì, sì, d'accordo, va bene. Però prima dobbiamo modernizzarlo. Lo rifacciamo da capo, ah, chiaro? Sì, fallo, certo, assolutamente. Devi adattarlo a me. Anzi, che ne diresti se me lo provassi per vedere tutte le modifiche che ci sono da fare? Torno subito, aspettatemi. Arrivo. Io lo rifarei da capo, comunque. Come sono felice. Ah, pensa com'è strana la vita. Elisa, come mai sei qui? Beh, sono venuta a trovare Lauretta. Ah, ma è vero, Nina. Tu non sai ancora nulla. Che è successo? Lauretta si è ustionata. Come? Con cosa? E già, Nina, sai, lei stava, poverina, che sfortuna, stava facendo un uovo fritto. E le è scoppiato tutto in faccia. Hanno preso fuoco la padella, i fornelli. E lei, per spegnere il fuoco, insomma, si è bruciata tutte le mani. E pensa, hanno dovuto portarla persino all'ospedale. Che peccato, poverina. E sta ancora all'ospedale? No, no, l'hanno già riportata a casa. Però è sotto sedativi e ha tutte le mani bendate, quindi non riesce a fare assolutamente nulla. E Leonardo, non puoi sapere come sta, Nina. È disperato, guarda. Quanto mi dispiace. Avanti, è aperto, avanti. Sorpresa. Oh, ma è lei, signora Aurelia? Oh, signorina Ines, mi scusi. Oh, che piacere vederla.
Oh, mi deve perdonare, ma ho le mani tutte saponate. Beh, sa, questa pentola è così sudicia che bisogna strofinare. Lo so, perché finora ci ha pensato la figlia di Paolo Pegna, sa. Ma con il fatto che ha quella pancia... Non capisco. Lei lo sa che quella ragazza è incinta, no? Sì, lo so. E allora non muove neanche un dito. Già, è davvero un bel guaio, anche perché figuriamoci, Lauretta... Per quanto ci metta tutta la buona volontà, non sa fare queste cose, non è abituata. Vuole che l'aiuti? Io sono forte, sa. Posso strofinare quelle pentole con molta forza. No, stia pure tranquillo, non è necessario, la ringrazio. Queste cose si fanno piano piano, con pazienza, giorno dopo giorno. Sì, appunto, lei non viene qui tutti i giorni, so che può farlo solo di quando... Sì, ma adesso resterò qui. Come? Già, ho deciso che mi fermerò. Voglio stare qui per poter dare una mano a Lauretta. Non mi dica. Beh, vedi, a casa non c'è più bisogno di me. La bambina di cui mi occupo, bella bambina, Adriana, ormai è già una signorina. E in questo momento mi va di stare accanto a Laura. Certo. Certo, e a proposito, come sta? Come vuole che stia. Oh, povera ragazza. Vedi, quello che le è successo è capitato solo perché non è abituata a vivere così. Lei mi capisce, no? Non è stata educata, beh, a vivere con un uomo povero. No, d'altronde c'è anche il proverbio che dice: chi si somiglia prima o poi si piglia. Ah, sì, sì, è proprio la verità. Ah, guardi, io sono più che convinta che per avere successo in questa vita bisogna saper lottare. Non occorre solamente avere volontà per il lavoro. No. Bisogna avere della grinta. Sante parole. Sante parole davvero. Lo vuole un caffè, signor Aurelio? Guardi, l'ho appena fatto. Ma come no, con immenso piacere. Lei è veramente adorabile. Per un po' di caffè, quanto zucchero? Due. Due? Sì. Bene, dopo deciderò cosa fare per cena. Sì. È importante organizzarsi. Chi ben comincia è a metà dell'opera, non trova? Certo, lo dico sempre anch'io. Quindi adesso farò una bella lista delle cose che devo comprare per la settimana. Sì. Così si risparmia tempo e denaro. Ma certo, splendido. Questa è vera pianificazione. È la base dell'economia e del progresso. Sicuro. Attento perché bollente. È sì, grazie. Bollente. Ecco qua, grazie. Ne verso un po' anch'io. Sì. Ci sediamo, signora Aurelio. Ah, guarda, sì, con sono piacere. Davvero distrutta. Finalmente. Bere il caffè. Seduto. E tranquilla. E magari facendo quattro chiacchiere. Mm-hmm. Non è il massimo? Ma è davvero ottimo. Grazie. Posso dirle una cosa? Sembra facile, ma è una cosa seria, sa. Sono davvero pochi quelli a cui riesce bene. È come per il riso. Uno dice: faccio scaldare l'acqua, ci metto il riso, un pizzico di sale fino, però è difficilissimo farlo come si deve e soprattutto cuocerlo al punto giusto. Ma lei non sa che io so fare un risotto buonissimo? Sì? Mm-hmm. Un giorno la invito a pranzo. Ah, come no? La prendo in parola. Me lo dica per tempo, così le porterò un dolcetto. No, non è il caso. Signorina Ines? Sì. Le potrei fare una domanda? Sì, certo. Perché lei non si è mai sposata? Una donna con le sue virtù, così superdotata, così... Beh, il problema è che io sto con la famiglia Aguirre da quando ero una ragazzina, capisce? Ah. Sì, anche mia madre lavorava per gli Aguirre. Mi hanno trattata sempre molto bene. E io mi sono dedicata a loro. Beh, prima a Lorenza, a Yolanda, che più o meno hanno la mia stessa età. Che bella età. Quando si sono sposate e hanno avuto dei figli, li ho cresciuti io, insomma. E non ho più pensato a me. Gli anni passano tanto in fretta. Ah.
quando me ne sono accorta. La vita mi era già sfuggita dalle mani. Proprio così. È stato lo stesso per me. Ma non mi lamento, sa? No, non mi lamento. Perché quella è la mia casa, la mia famiglia, i miei figli. Sì, è solamente un modo di dire, però. Quella non è la sua vera casa. E quelli non sono i suoi veri figli. Beh, è vero, ma ormai è tardi per pensare a questo. Allora, come sta? Si è addormentata. Ciao. A più tardi. Ciao. Mi fa una gran pena. Già, chi lo dice? Signorina Ines, mi dica, a lei piace il tango? Il tango? No? No, 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 volevo soltanto dire che non ho molte opportunità di ascoltarne, capisce? Però certo, sì, come potrebbe non piacermi il tango? Ci sono alcune arie così tristi, così suggestive. Ah, senti, e Anna? È uscita con Nina. Sono andata a comprare della stoffa o qualcosa del genere, sai, ci sono i santi. Ah, sono andate a fare acquisti. Ciao a tutti. Ciao, figliolo. Come sta Lauretta? Sì, a proposito, come sta? Beh, diciamo un po' meglio. Dorme. Ha preso un calmante per il dolore. Poverina, chissà che male. E a te come va? Bene, bene. Sono preoccupato per il matrimonio, lo sai che ci sposiamo mercoledì prossimo, no? Mancano solo 5 giorni, poi finirò con la corda al collo. Ah, maledizione. Ehi, ma senti, lo sembra che tu stia per andare al patibolo. Perché non è così, forse è la verità. Leonardo, e tu? Che ne pensi del mio matrimonio? Di solito dici delle cose tremende su quelli che si sposano. Com'è quel proverbio? Avanti. Uomo avvisato, meglio morto che sposato. Eccolo là, hai ragione, è proprio così. Però cosa vuoi che ti dica? Per me il matrimonio è una cosa bellissima. E non so, mi sento così strano, ecco, perché aspetto con ansia questo benedetto mercoledì, quando Anna sarà mia per sempre, hai capito? Per sempre. Oh, Lucia. Amico, ti hai presa bella forte. Non prendermi in giro, eh? Sapessi come sono contenta e come anch'io non vedo l'ora che sia mercoledì per vedervi finalmente all'altare. Anch'io non vedo l'ora. Ah, ascolta, non preoccuparti, i fiori ci saranno, capito? Perché Anna, si sa, vorrebbe risparmiare su tutto. Ma sì. Aurelio, quando è stato invitato, ha detto che si sarebbe offeso se non gli avessimo permesso di provvedere. È incredibile, si comporta come se fosse lui a doversi sposare. Ma che... Sì, è la verità, fa proprio così. Mi piacerebbe tanto che potesse incontrare presto una donna disposta ad amare. Già, poverino, se lo meriterebbe. Aurelio è un uomo troppo solo. Anche lui ha il diritto di farsi una famiglia, non ti pare, mamma? E trovare una persona adatta a lui, che gli voglia bene. E chi lo sa, avere anche un figlio, magari. Dai, Luciano, esageri. Buongiorno a tutta la famiglia. Avete lasciato la porta aperta? Sì, è vero. E meno male che i vostri vicini sono persone oneste, perché sennò a quest'ora... E come sta, signor Aurelio? Bene, bene, bene. E voi come state? E come stanno questi due ragazzoni? E come vuole che vada, bene. Come mai siamo così allegri oggi? Dica un po', cosa sta combinando? Io non sto combinando razza niente. Di grazie. Lei non grazie. Me la conta giusta. Arriva qui, ride, tutto euforico, quasi in un brodo di giuggiole. Sì, la verità. Sa com'è il matrimonio e la festa, vede, mi rendono euforico. Signora, io sento una grande allegria nel profondo del cuore e mi sento giovane. Ebbene, ragazzi, perché non andiamo a bere qualche cosa? Possiamo cominciare a festeggiare con qualche bicchiere. Ah, questa è bella. Se cominciate a bere ora, in che stato sarete? Mercoledì me lo vuole spiegare? No, non si preoccupi. Se vi sbronzate, dovrete fare i conti con me. Lei sa benissimo che io possiedo una grande educazione alcolica e con le bevande so comportarmi molto bene. Ah, non sempre, caro mio, non sempre, perché quando occorre affogo le mie pene nell'alcol. Come dice quel tango, vecchio mio, lei lo sa bene. Le pene del nostro amico Aurelio
Sono sempre piuttosto bagnato. Deve sempre avere l'ultima parola. Già. Bene, andiamo a bere qualcosa. Va bene. Che ridere. Andiamo, ma soltanto per farle piacere, eh? E tu? Vieni, Leonardo? No, andate. Che ti prende? Non ci lascerai solo i propri testi? No, sa che gli succede? È che ha qualche problema con la bionda, quindi è meglio se ce ne andiamo. Beh, allora così... sei scusato, tranquillo, eh? Bene, andiamo. Noi andiamo, forza figlio. Ciao, mamma. Ciao. E ci vediamo dopo, Federica. Certo, e comportatevi bene, mi raccomando. Sì. E andateci piano. Vieni, vieni, Leonardo, siediti. Lo sai cosa volevo dirti, figlio mio? Che sinceramente ti ho visto davvero affettuoso con quella ragazza, sul serio. E di questo ne sono contenta. Perché quella poveretta ne ha passati di guai. Ha fatto di tutto per te e quello che le è successo solo per amore. E perché ha rinunciato a se stessa. Sì, lo so, mamma, lo so. Che guaio, doveva proprio succedere anche questo, dannazione. È anche colpa tua, Leonardo, anche tu sei sordo come una campana. Ma quante volte ti ho detto che non è giusto stare con due donne? Sì, lo so. Lo so anch'io che questa volta sono nei guai fino al collo. Ma comunque, devo decidere e scegliere una delle due. Ah, figlio mio, mi sembra che questa sia esattamente la cosa più giusta da fare. Allora, quale delle due lascerai? Guarda, mamma, io non ho ancora deciso, soprattutto perché avevo molti dubbi, capisci? Io stesso pensavo sempre, quale? Quale delle due? Vedi, Lidia è insieme a me da tanto tempo. L'ho conosciuta che era una bambina. Non sapeva proprio nulla della vita. È vero, ti ha dato gli anni migliori della sua gioventù. Sì, però, vedi, la bionda ha lasciato tutto per me, il suo fidanzato, la famiglia, i soldi, le comodità, il lusso. Ha rifiutato l'affetto dei genitori e ha messo da parte il suo orgoglio, no? Sta persino imparando a cucinare. Sì, è vero, povero. Cosa che non ha mai fatto. È tutto per me, solo per me. E questo effettivamente ha un valore enorme, Leonardo. Beh, ecco, insomma, Io, con tutto quello che le è successo, ho deciso di lasciare Lidia. Allora... Oh, che fortuna, figliolo. Sono molto contenta. Non per Lidia, certo. Anzi, mi fa pena. Per Lidia mi dispiace enormemente, però mi sarebbe spiaciuto anche per l'altra. La verità è che mi dispiacerebbe molto per tutte e due, perché sono due ottime ragazze, in fondo. Sì, aspetta un momento, mamma. Lasciami finire, perché sennò... Sono andato a parlare con Lidia, ma... Sì? Non posso lasciarla adesso. Non Ma posso. Perché? Come? Perché non puoi lasciarla? Non capisco, Leonardo. Che è successo? Lidia è incinta, mamma. Sì, è incinta di quasi 4 mesi. Oh, Dio mio, mio Dio. Va bene, Ornella, lo so, tesoro. Tu non devi lasciarti commuovere. I giudici sono molto furbi. E faranno di tutto per influenzarti, per farti sentire colpevole, per farti pentire delle tue azioni. Ma sei impazzita per una cosa da nulla, per un'udienza, credi che io... È un'udienza fatta apposta per farvi riconciliare. E tua moglie sarà lì, a piangere e a mendicare pietà. Quella del giudice è probabilmente anche la tua. Ma figurati, se fosse soltanto per la sofferenza di quella povera Yolanda. Vedi? Ti rendi conto di come l'hai chiamata? L'hai chiamata quella povera Yolanda. Senti, Ornella, te lo spiego per l'ultima volta. A me non importa più nulla del dolore di Yolanda, né di quello dei miei figli. E neppure ho avuto paura di lasciare la mia casa. L'ho fatto per te, no? Per il nostro amore. E dunque, come potrebbero imbrogliarmi proprio ora? Ma sì, lo so, amore mio. Lo so che non riusciranno a imbrogliarti. Specialmente adesso, che stai per ritornare libero e per sposarti con me. Non riusciranno a imbrogliarti. Dammi un bacio. Ah, scusa.
scusate. No, non se ne vada. Me ne vado io. A più tardi, tesoro. E sta molto attento a quello che fai, ok? Ricordatelo. Ci vediamo dopo. Arrivederci. È un miracolo, eh? Come un miracolo? Sì, quella donna qui. So che Giancarlo le aveva proibito di mettere piedi in azienda, no? Beh, sai, ha insistito per accompagnarmi e in più mi ha fatto 20.000 raccomandazioni. E a che proposito? Perché oggi c'è l'udienza preliminare. Di cosa? Ma sì, Stefano, per il divorzio. Ah. Sai come va? Si viene convocati per cercare di capire se c'è intenzione di riconciliarsi. Sì, lo so come vanno certe cose. E poi il giudice dirà che non conviene rompere un matrimonio. Sai, sono tutte cose di routine, Stefano. Sì, certo. Però io credo che, ne sono sicuro, anzi, che passerò un brutto quarto d'ora. Ma no, sta tranquillo, non ti succederà nulla. Quando finirà tutta questa storia? Quanti altri rospi dovrò ingoiare, Dio mio? E tu ti lamenti? Che cosa dovrei dire io, allora? Guarda che cosa è successo a Lauretta. Per voler far da serva, quel mascalzone si è bruciata le mani. Ah, sì, l'abbiamo portata al pronto soccorso. Ma chi lo sa come andrà a finire? Ecco il problema. Ah, mammina. Non sai quanto mi manca Ines. Non so come ho fatto a vestirmi stamattina. Dai, Adriana, sei già quasi una signorina. Devi imparare a vestirti da sola. Sì, ma solo Ines sa dove stanno le cose. Oggi stavo impazzendo per trovare l'uniforme. Ah, senti, cara, devi cercare di avere un po' di pazienza. Ines deve occuparsi di Lauretta, che ha bisogno d'aiuto. Ma dimmi, che è successo a Lauretta, mamma? Come ha fatto ad ustionarsi? A me nessuno dice mai niente. Oh, figlia mia, era in casa da sola e stava cucinando. E siccome non è molto pratica, si è bruciata le mani. Oh, ma è terribile. Io lo sapevo. Lauretta non doveva fare una cosa che non aveva mai fatto. Ah, scusa. Pronto? Ah, avvocato Ferrari, buongiorno. A che ora? Ah, passerebbe lei a prendermi. Benissimo, allora mi farò trovare pronta. A dopo. E dove andrete? A fare una commissione. Una commissione? È una cosa che riguarda il divorzio. Di che si tratta? Insomma, Adriana. Ti prego, mamma, dimmelo, per favore. Bene, tuo padre e io siamo stati convocati dal giudice. Perché? Per un'udienza prevista dalla legge. Il giudice convoca i coniugi e alla presenza dei loro avvocati li interroga e cerca di capire se è possibile una riconciliazione o se una delle due parti si è pentita. Lo spero, mammina. E se magari in quel momento papà si pentisse? No, non si pentirà. Tornerebbe a casa con te. Non devi farti illusioni. Perché no, mamma? Perché questo non può succedere. Ma non è vero, andare dal giudice servirà a qualcosa, no? Sì. In altri casi può servire, probabilmente. E perché in questo no? Perché tuo padre ama un'altra donna. Vive con un'altra donna. E non la lascerà per me. Non la lascerà mai. Ma no, mamma. Io non la penso in questo modo. Vedrai che tornerà. Ma no, Adriana, amor mio, non esistono i miracoli. Tuo padre non ritornerà mai con noi. Mammina, cara, ti voglio bene. Adriana, la nostra separazione è definitiva. Tuo padre se n'è andato per sempre da questa casa. No, mammina, non lo posso accettare. Non mi rassegno. Ci spero ancora. Io vi voglio vedere insieme. Yeah.
questo non ci voleva proprio, Elisa. Giusto adesso che stavo cominciando a capire come funziona una casa e iniziavo a sentirmi una persona utile. Sì, ma adesso dovresti pensare soltanto a riposarti. Vedi, io non so prima come potessi restarmene per ore e ore con le braccia conserte senza fare niente. Sapessi come mi sento frustrata ora. Certo, ti capisco. Nemmeno io riesco a stare senza fare niente. Sono abituata a lavorare, a non sprecare il mio tempo. Figurati, io adesso ho una specie di chiodo fisso e poter riprendere a fare la donna di casa. Io credo che non riuscirò mai più a sprecare il mio tempo. Come ti sei adattata in fretta a questa nuova vita, Lauretta? E sei felice? Sì. Sì, adesso sto imparando a vivere. Prima ero soltanto una bambolina, un po' stupida, un vegetale, un oggetto. Adesso invece, adesso mi sento una donna vera. Mi fa piacere. Purtroppo però c'è questo ostacolo, questa ragazza che sta fra me e Leonardo. Ma lui la lascerà, sai, Elisa? Me l'ha promesso. Certo, forse a te potrà sembrare brutto sentirmi parlare in questo modo, perché tu hai conosciuto Lidia prima di me e chissà, forse pensi che io gliel'abbia portato via. Ma vedi, Elisa, io ho sacrificato troppo per Leonardo e quindi ho il diritto di chiedergli qualcosa in cambio, no? Lauretta, io penso che Leonardo dovrebbe prendere una decisione, qualunque essa sia. Perché quello che sta facendo va contro la dignità di tutte e due. Sì. Bene, probabilmente tutto si risolverà. Ma adesso raccontami un po' di te e di Giancarlo. Hai veramente intenzione di permettere che si sposi con Marzia, quando potresti obbligarlo invece a sposare te e Elisa? Io non voglio obbligarlo a fare niente. Ma se lui ne sarebbe felicissimo? È ancora innamorato pazzo di te, puoi credermi. In vita mia non l'ho mai visto comportarsi così con nessuno. Peccato che poi abbia cambiato idea. No, io non lo credo. Ah, dai, nessuno l'ha obbligato a fidanzarsi immediatamente con Marzia. E questo matrimonio non è affatto una ripicca, né tantomeno un capriccio. Chi può sapere perché Giancarlo è arrivato a prendere questa decisione? Io non lo so, non gli parlo da tempo e poi non vivo più nemmeno a casa mia, quindi non so ben niente. Ma può darsi che si sia stancato di chiederti perdono. Tu l'hai respinto troppe volte, Elisa. Sei stata implacabile con lui. Sì, è vero. Mi sentivo ferita. Ma è anche vero, però, che quando ho saputo di aspettare un figlio suo, tutti questi sentimenti negativi sono scomparsi. Io l'ho chiamato. Volevo dirgli, Giancarlo, io ti amo. Ti amo tanto. E allora? Al telefono, purtroppo mi ha risposto Marzia. E più tardi ho letto sui giornali la notizia del loro matrimonio. E ho deciso di non interferire se aveva scelto di sposare un'altra. Non potevo impedirglielo. Ma in questo caso non gli avrei mai permesso di vedere mio figlio. Mio figlio sarà mio. Solamente mio. Scusami, Luca. Non ti ho detto nulla solo perché ero impegnato con i preparativi per il mio matrimonio, ma in fin dei conti tu non c'entri più nulla con Lauretta, no? Hai ragione, ma nonostante tutto quel che è successo, io sono un essere umano. E mi dispiace, ecco. Si è fatta molto male? Beh, sì, pare di sì. Mamma, Luca mi stava chiedendo notizie sull'incidente che ha avuto Lauretta. Ah, sì, sì. L'incidente è stato piuttosto grave. Poverina, sono stata a trovarla e mi ha fatto molta pena. E adesso come sta? Ha appena chiamato Ines, che è lì per aiutarla, e mi ha detto che sta un po' meglio. Deve essere l'avvocato Ferrari. Potrei chiederle un favore? Sì. Lei andrà a trovarla, vero? Bene, le dica che mi dispiace molto e che le auguro di guarire presto. Va bene. Di nulla.
Signora, il dottor Ferrari. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Yolanda. Come va? Salve, avvocato. Oh, salve, Giancarlo. Bene, bene. Le presento Luca Colmenares. Buongiorno. Il dottor Ferrari. Il piacere è tutto mio. Bene. È pronta, Yolanda? Dobbiamo essere puntuali, sa? Sì, sì, andiamo. Bene. Arrivederci, Luca. Arrivederci. E grazie. Ciao, mamma. A presto, caro. Davvero non vuoi che ti accompagni? No, no, figliolo, grazie. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. A più tardi. Arrivederci. Dopo. Dove vanno? Hanno un appuntamento con il giudice. Ci va anche mio padre. Signori, buonasera. 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 Buonasera, giudice. Questa è la mia cliente, Yolanda De Aguirre. Ah, molto piacere, signore. Si accomodi, prego. Dunque, signori, questo è un procedimento di routine in una causa di divorzio. Ma ha ugualmente un'importanza fondamentale, poiché offre alla coppia la possibilità di rettificare o di cambiare il proprio atteggiamento. Perché lo scioglimento di un matrimonio non è soltanto un problema personale, ma riguarda anche la famiglia e la società. Pertanto io vi rivolgo un invito alla riflessione. Dato che tutti e due siete persone adulte e responsabili, per vedere se è possibile arrivare a un accordo fra di voi. Per favore, ditemi, esistono delle possibilità di arrivare a una riconciliazione? Ecco, per favore, esiste qualche possibilità di una riconciliazione? Può darsi che uno di voi due si sia pentito della decisione presa e ci abbia ripensato. È possibile. A volte si agisce in modo troppo impulsivo e solo in un secondo tempo si pensa serenamente alla realtà della situazione. Può darsi che nel frattempo entrambi abbiate compreso che la separazione è una realtà dolorosa e vi siate resi conto di avere bisogno l'uno dell'altra e di amarvi ancora. Può darsi che chi ha inoltrato la domanda abbia compreso di aver commesso un errore e non desideri più la separazione. Il mio dovere è di invitarvi a riflettere per cercare di evitare che arriviate al divorzio. Io vi prego di essere molto obiettivi, di pensare a tutti gli anni che avete vissuto insieme, ai vostri figli, alle promesse che vi eravate scambiati nel momento in cui avete deciso di unire le vostre vite, ai progetti che avete realizzato insieme e anche, perché no, ai momenti difficili che avete superato aiutandovi l'un l'altro
dividendo le preoccupazioni per la malattia di un figlio o per qualsiasi altra avversità. Può darsi che abbiate deciso di riflettere insieme per cercare di capire chi di voi due e per quale motivo ha determinato la crisi della vostra intesa. Può darsi che il responsabile voglia chiedere comprensione e perdono a chi ha fatto soffrire e che il perdono venga accordato volentieri. Avete avuto tutto il tempo di rendervi conto di quello che significa per ciascuno di voi questa avventura. E io nutro qualche speranza che sia possibile arrivare a una riconciliazione.